Benvenuti, bentornati a tutti. Oggi abbiamo qui questo, che questo è il mio videoregistratore AIVA, preso a Marzaglia. Non ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, poco importa. Che ha sempre funzionato egregiamente, dando un ottimo risultato in qualità video e in funzionalità avanti, indietro, eccetera, eccetera. Ieri sera mi ha mangiato una cassetta, cioè, a parte che ha dato dei problemi di riproduzione, ma alla fine, quando vado a tirar fuori la cassetta non esce più. Dopo un po' di tentativi me la manda fuori, ma tenendosi il nastro dentro, per cui presumibilmente avrà la cinghia da cambiare, perché da quando è arrivato io non ho mai cambiato le cinghie, non ho mai fatto manutenzione a questo apparecchio dal momento che funzionava benissimo. Ci avviciniamo, lo apriamo e vediamo se c'è solo quello da fare o c'è qualcos'altro che magari si è guastato in questo periodo. Eccoci qua, questo è il videoregistratore, qualche graffietto, qualche cosa, ma andiamo subito a svitare le quattro viti. N'è una dietro. Ora, per cambiare la cinghia di questo bisogna smontare di tutto, che è il motivo per cui non è mai stata cambiata. Per cui andiamo a tirar su. In questi modelli bisogna prima togliere la ghiera qua, perché sennò poi non esce. Ora bisogna togliere questa bacchetta qua sopra. Iniziamo a svitare questa vite qua sicuramente. Forse no, forse questo schermo si può evitare di toglierlo. Proviamo a svitare le viti qui, perché poi se non sbaglio gli AIVA hanno anche delle viti dalla parte di sotto che tengono sulla piastra meccanica. Due. Bisogna togliere questi blocchi che tengono questa scheda che è attaccata qui, se non sbaglio. Motivo per cui naturalmente non è mai stata cambiata è che siccome funziona... No, 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 viene su, bisogna solo togliere questa scheda qua. Togliamo i blocchi qui, uno. Sto tenendo le viti sparse, sapete che di solito le metto nei barattoli, ma le sto tenendo sparse perché siccome sono diverse non voglio rischiare di sbagliare vite. Anzi, questo possiamo anche lasciare qui. No, prima che cade è meglio toglierlo. Bisogna togliere anche questi blocchi qua perché questa scheda è attaccata insieme a questa. Ok, e viene su tutto. Capovolgiamo con una certa delicatezza, ho perso una vite. Direi che questa cinghia è decisamente da cambiare. Ok, prendiamone un'altra dalla nostra bella scatola delle cinghie. Questa qui, come vedete, ci va dentro alla perfezione, quindi va benissimo in quanto misura leggermente più piccola. Quindi agganciamo qui. Proviamo a vedere se adesso funziona correttamente. Per il resto, gli ingranaggi non credo vadano lubrificati perché non vedo lubrificanti secchi. Togliamo un attimo la piastra meccanica, rimettiamo qui questa nell'esatta posizione in cui era, così sappiamo dove vanno le viti. Giriamo giù qui e andiamo a posare con delicatezza questa in posizione. Attenzione a riagganciare i connettori di queste schede sulla scheda sotto, altrimenti non funziona. Ecco, questa non è una cosa che è stata fatta in maniera molto furba, devo dire, di mettere i connettori così lateralmente che non sono solidali alla struttura e quindi appena... Ok, va bene. Ora, questa vite qui la... Non riattaccherò tutte le viti, però riattacco quelle che sono necessarie a far funzionare la macchina. Ad esempio questa, che è quella che dà la massa a tutto il circuito. No, ma mi sa che le 3 viti di base le devo rimettere tutte, perché altrimenti questo poi non ha tenuta meccanica mentre carica le cassette. Questa la mettiamo qui. Ce n'era uno uguale qui che ho spostato qua perché ho dovuto... Perché era in mezzo ai piedi. Una. Ora, questa è una di quelle macchine che non funziona se non ha il coperchio sopra. Quindi non possiamo vedere la dinamica del meccanismo perché altrimenti va in errore. Ma gli rimettiamo su il coperchio in questa maniera. Gli diamo corrente, lo colleghiamo alla TV e vediamo cosa si vede. Non mi allinea il tracking, che bello.
Ok, sta andando a posto, sta andando a posto. Allora, si vede e si sente bene, direi. Non so se vi rendete conto, ma sì. Considerando anche che, come sapete, questa cassetta è marcia. Ora andrei a estrarre la cassetta, vediamo se me la restituisce correttamente senza dare problemi. Quindi se era solo la cinghia da sostituire. Uscire, esce e non se la mangia. Direi che il problema allora è risolto. Era semplicemente la cinghia di trazione che è purtroppo andata. A questo punto però il lavoro non è naturalmente finito perché ora togliamo il cavo di alimentazione, spegniamo la TV e naturalmente bisogna andare a rimettere tutte le viti che abbiamo tolto. Lo faremo con un'altra angolazione questa volta. Togliamo il suo coperchio. Allora, abbiamo rimesso le tre viti che sono una qua e le due qua di fianco che tengono fisicamente giù la piastra meccanica. I connettori qui sono innestati correttamente, quindi possiamo rimettere questi qui che sono i blocchi delle schede che uno fa qui. Hanno dei punti precisi dove metterli, perché c'è una scanalatura sulla scheda, non vanno in qualunque punto. Oltretutto siamo aiutati dal fatto che ci sono i buchi per le viti sulla plastica laterale. Quindi riavvitiamo questa. Poi, qua dietro stesso discorso, c'è questa basetta qui che va dentro in questo modo qui. Con la giusta distanza, c'è un distanziatore fra le schede, ok? Stesso discorso per questa, come vedete ci sono delle scanalature, le schede vanno in questa e in questa scanalatura qui. Quindi anche questa va rimessa qui così. E ci andiamo a rimettere la sua vite. Ok? Ora, con la sua bacchetta qui, che per fortuna entra in un modo solo, dovrebbe essere così. Esatto. Quindi con le gobbette verso l'alto, il buco che va sulla piastra va qui, mentre gli altri due vanno qui. In ogni caso c'è questa scanalatura, vedete, fatta così, che fa in modo che non si possa montare al contrario, perché questa qui non ci va. Inoltre, come vedete, i fori sono disassati, non sono perfettamente al centro, per cui se la mettiamo al contrario non corrisponde il foro, quindi non si può sbagliare. L'unico errore che si può fare è sulla gobbetta, che va verso l'alto e non verso il basso, ma anche qui, se la mettiamo con la gobba verso il basso, poi non corrispondono i fori delle viti. Come dicevo, come ho sempre detto, questo videoregistratore è costruito in maniera molto intelligente. Avvitiamo per prima cosa la vite centrale, poi questa perché ha maggior sbalzo rispetto al bordo. Attenzione a spingerla correttamente in modo laterale per evitare che la sua sporgenza vada poi a bloccare la chiusura del coperchio. E poi quest'altra di qua che invece sta ferma in posizione perché ha le scanalature che non permettono l'inserimento scorretto. Ok, a questo punto riprendiamo il coperchietto anteriore, questo. Ricordo che tutti i coperchietti dei videoregistratori vanno sempre montati tenendo lo sportellino aperto per consentire a questo flap che c'è qua, a questa sporgenza qui, di incastrarsi correttamente con questo leveraggio e permettere l'apertura dello sportello. Si è già incastrata, perfetto. Rimettiamo il tappino dei cavi, dei segnali video che va qui e la manopola, che anche questa entra in un modo solo, ma comunque c'è il segnetto di dov'è la posizione centrale. Ecco, e dopodiché la jog centrale. Ok, finito queste chiusure, possiamo andare a mettergli il suo coperchio con le sue viti che abbiamo visto prima. Come vedete è tornato perfettamente a funzionare, semplicemente sostituendo questa cinghia. Meno male, perché è veramente un signor videoregistratore, questo sarebbe stato un peccato perderlo per una cretinata del genere, ma come avete visto smontarlo non è proprio facilissimo perché ha tanti pezzi da smontare e da ricordarsi esattamente dove vanno dal momento che le viti non sono tutte uguali. Detto questo io vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio qua di fianco degli altri video da vedere e ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!